Bene, come vanno le vendite, ragazzi, in questo periodo? Sono saliste, stanno scendendo? Come la pubblicità, come va? Il prezzo della pubblicità sta aumentando, diminuendo? Che sensazioni state avendo in questo periodo di vendite con Amazon? Volevo parlarvi di tre estensioni Chrome che stiamo provando. Anche Orazio, una di queste anche Orazio sta provando. Giusto prima abbiamo fatto anche la battuta che a forza di installare estensioni Chrome sulla nostra barra di Chrome non abbiamo più spazio per poter installare altre estensioni, ma quando si è dei nerd veri e propri si amano tutti questi piccoli softwareini che si trovano gratuiti o comunque che si pagano poco per poter ottimizzare sempre ogni parte del lavoro appunto su Amazon. Ah sì, beh, Orazio consigliata, sì, infatti sono molto molto consigliate. Allora, andiamo sull'argomento, secondo me quello più interessante. Come sapete, siamo dei nerd per quanto riguarda Amazon e nelle nostre ricerche abbiamo trovato tre appunto Chrome extension veramente carine che ci aiutano nell'attività di tutti i giorni, sia nella gestione dell'account, ma anche sia un po' nel scoprire varie cose che andiamo a vedere. Allora, la prima Chrome extension è questa, secondo me molto carina, è Price Noob. Adesso ve la linko nei commenti. Questa Chrome extension è naturalmente gratuita, avete la possibilità di poterla installare e nel momento in cui siete all'interno su Amazon stessa e cliccate sul prezzo, vi dà la possibilità di poter vedere il prezzo di quel prodotto anche negli altri marketplace. E voi mi dite: ma cosa serve? Allora, se faccio arbitrage serve tantissimo perché ho la possibilità di poter determinare con un semplice clic, con un'unica ricerca, dove è il prezzo più buono di quel prodotto lì. E quindi anche come regolare l'eventuale prezzo. Posso farmi delle valutazioni di marginalità, posso farmi anche delle valutazioni delle statistiche, ad esempio posso rendermi conto che statisticamente magari, come sappiamo, ovviamente i prezzi magari in Germania sono più alti rispetto ai prezzi italiani o prezzi spagnoli, possiamo capire di quanto sono più alti e quindi poi nel momento anche in cui, per esempio, dovessi crearmi un private label o comunque entrare su quel mercato lì, posso tener conto di questa differenza di prezzo per poter alzare il prezzo e quindi per poter alzare la marginalità. L'altra estensione gratuita che suggerisco a tutti, secondo me è molto utile, ovviamente scommetto che tutti voi conoscete Helium 10, il fatto che noi suggeriamo l'utilizzo di Helium 10 per ricavare le parole chiave e altri aspetti. Ovviamente Helium 10 è una piattaforma separata che ha un certo costo. Non tutti magari nella fase iniziale mi rendo conto che non possiate utilizzarla, c'è un costo importante. E quindi uno strumento che potete utilizzare per poter ricavare delle parole chiave, precisamente di search term in questo caso, perché sono i termini di ricerca degli utenti, e capire quindi come costruire poi il titolo, come ottimizzare poi le campagne, soprattutto pay per click. Questa estensione Chrome, che si chiama AMZ Suggestion, gratuita, ti dà la possibilità di poter, nel momento in cui digiti sulla barra di ricerca di Amazon, la parola che può essere ad esempio casa o quant'altro, ti dà dei suggerimenti che voi potete tenere in considerazione nel momento in cui uno fate il titolo, due nel momento in cui per esempio scrivete l'elenco puntato, le parole chiave, ma soprattutto sono delle ottime idee per poter utilizzare da dover utilizzare nel momento in cui fate le campagne pay per click, perché sono effettivamente i termini di ricerca che vengono utilizzati dagli utenti,
E quindi nel momento in cui crea una campagna pay per click, quello che vi consiglio è di creare delle campagne pay per click con i termini che compaiono all'interno appunto di questo strumento, soprattutto se sono correlati con la vostra ricerca, che è un aspetto molto importante, e dando sia lo spazio per una campagna pay per click con corrispondenza esatta, ma anche allo stesso tempo consiglio di farla anche con una corrispondenza a frase eppure ampia, per poter vedere se poi da queste parole chiave possono uscire altre parole chiave interessanti da poter sempre inserire nelle vostre campagne, nella fase soprattutto di ottimizzazione. L'ultimo strumento che vi consiglio, mi spiace, l'ultimo strumento è a pagamento, ma comunque veramente per chi fattura tanto, per chi ha un certo account, può essere interessante. Può essere interessante anche per chi ha un account più piccolo, ma magari se nella fase iniziale, diciamo che è un costo aggiuntivo che non suggerirei. Allora, si chiama Capitan MZ, questa Chrome extension, costa 10 euro al mese, quindi non è che costi così tanto, ma comunque può essere sempre un costo che si somma a tutti i vari prodotti, che tutti i vari software che già state utilizzando, quindi è un po' da magari chi nella fase iniziale non interessa perché fa magari, non so, 50-100 vendite al mese, meglio risparmiare, investire tutto nella parte dello stock e investire piuttosto, far in maniera meccanica questi aspetti qui. E che cosa ci aiuta questa estensione? Questa estensione è veramente fantastica perché ci aiuta a richiedere in blocco le recensioni ai clienti. Cioè, voi sapete che adesso per poter richiedere le recensioni ai clienti non si fa più il mini funnel che si faceva con Feedback Genius, con Helium 10, con 3-4 mail di seguito per poter chiedere la recensione al cliente, il feedback recensione, ma bensì adesso ci si limita solo a un'unica mail che mediamente, se si fa arbitrage, chiede appunto il feedback, ma anche se si fa private label si cerca di chiedere il feedback, e poi la recensione la si chiede attraverso il tasto interno di Amazon. Ovviamente sta lì a schiacciare tasti è noioso, e soprattutto quando hai tantissime vendite diventa impegnativo. Ci sono i vari strumenti anche come Jungle Scout, che ti dà la possibilità di comunque cliccare e di richiedere recensioni in blocco per pagina, ma anche qui bisogna spostarsi pagina dopo pagina. Insomma, ci sono se aumentano i volumi sono un po' onerosi. Questa estensione Chrome ti dà la possibilità veramente in un click di chiedere tantissime recensioni. Sono efficaci perché mi ha visto veramente in maniera concreta l'aumento delle recensioni. I ragazzi appunto che vi nominavo prima, Orazio, Alden, Igor, Dimitri e Luca, la stiamo provando e effettivamente abbiamo riscontrato ottimi risultati, ma da parte mia, anche se non avessi degli account così grandi come quelli che gestiscono appunto questi ragazzi qui o che sono di loro proprietà, come i nostri, è l'utilizzo di questo strumento, di questa Chrome extension, è interessante anche perché ti dà la possibilità, se tu hai una recensione negativa, di poter cercare di attribuire a quella recensione lì la persona che l'ha acquistata. Cioè lui utilizza dei filtri attraverso il momento in cui è stato fatto l'acquisto, il tipo di genere di chi ha effettuato l'acquisto e altri aspetti, li mette assieme e ti dà una comprobabilità, ti dà la persona, le persone che possono aver fatto quell'acquisto lì. In questo modo qui tu hai la possibilità, la probabilità di poter contattare quella persona lì e cercare di risolvere la questione in modo da farti rimuovere appunto la recensione, o comunque trasformare la recensione magari molto negativa in una recensione a 3 stelle o 4 stelle, e quindi sempre migliore.
Altri aspetti importanti: ti dà la possibilità di poter vedere, vabbè, tutte le recensioni, tutto in un unico blocco, non star lì a guardarle singolarmente per pagina prodotto, ti dà la possibilità di fare dei filtri tramite ASIN molto interessanti, hai la possibilità di poter ricevere le notifiche quando hai le recensioni, è un aspetto importante. Questo, vabbè, ti dà la possibilità anche di un 10 di poter avere le notifiche delle recensioni, che come sapete è importante tenere sotto controllo le recensioni, soprattutto se siete in private label, perché recensioni negative possono appesantire il vostro rating relative alle recensioni, e quindi invece portarvi in su vi porta in giù, e con l'inizio dell'accumulo delle recensioni negative poi piano piano il vostro prodotto magari perde anche posizionamento all'interno di Amazon. Bene ragazzi, spero che sia tutto chiaro, vi ho linkato le estensioni Chrome qui nei commenti, fatemi sapere se nei prossimi giorni se vi piacciono queste estensioni Chrome, cosa ne pensate nel gruppo, che in modo da poter capire anche se è una se anche voi come noi pensate che siano molto utili per quello che stiamo facendo. Avete qualche domanda in merito a quello che ho appena detto, qualche approfondimento, qualche altro aspetto, ragazzi? E l'account come sta andando in questo periodo? Avete notato dell'aumento, diminuzione di vendite? Ho visto che, notando anche le statistiche, notando dagli account che gestiamo e che dentro, che guardo, anche che consulto, vedo sostanzialmente un ritorno piano piano alla normalizzazione su determinati aspetti, ma che la normalizzazione vedo che delle ricerche e delle vendite è più alta rispetto a quella prima del Covid. Secondo me non ritorneremo allo stesso livello di vendite prima del Covid, ma bensì ritorneremo, almeno per quanto riguarda l'online in generale, la piattaforma anche di Amazon, a uno step di vendite superiori. Cioè quello che vedo in maniera concreta, il fatto che quello che ci è successo, questa pandemia che ci è successo, ha fatto sì che molte persone che prima non vedevano online come qualcosa dove assolutamente da non comprare, si sono avvicinate, e alcune si stanno appunto trovando bene e ritornano a ricomprare. Beh, bene ragazzi, se non avete nessun'altra domanda, io vi saluto e ci vediamo nelle prossime dirette live. Ciao! Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace e condividilo con i tuoi amici. Se vuoi rimanere aggiornato, iscriviti al canale, e se vuoi interagire con noi, clicca il tasto qui sotto e iscriviti al nostro gruppo riservato. Ciao, ciao. Al prossimo video!